Ma sapevamo, quindi siamo pronti, eravamo pronti a questo, sappiamo che ne deve arrivare anche un'altra, e quindi siamo pronti anche a questo. È chiaro che quando ti arrivano, se tu hai la bravura e la fortuna comunque di fare risultato subito, è chiaro che viene assorbita in maniera diversa. Di sicuro l'avversario che ci capita domani non è di più agevoli da questo punto, ma non lo sarà neanche poi il Pontedera, come non sarà il Livorno in casa. In casa abbiamo tutte le corazzate e fuori abbiamo tutti gli scontri diretti. Quindi per noi è un campionato che sapevamo che era difficile, lo sappiamo per tantissime cose, inutile poi anche stare qui a ripetere e a dircele. Pensiamo a preparare bene oggi la partita e andare in campo domani a fare il massimo, ma veramente il massimo, ancora di più del solito, di quello che abbiamo fatto, perché altrimenti una corazzata così non la sfregi neanche. Dovremmo essere bravi a scegliere i momenti della partita, perché non puoi attaccarli sempre alti, perché sicuramente qualche situazione la creano, e non puoi aspettarli sempre bassi, perché il macinare loro del gioco, eventualmente poi i cambi, permettono di portare gente di qualità vicino all'area. Quindi nei momenti dobbiamo essere bravi a scegliere i momenti e in quei momenti lì a sfruttare il massimo. Adesso andiamo in campo, vedo le ultime, sento le ultime situazioni come sono. È chiaro che però cercherò di spostare il meno possibile. Questo è il concetto. Non avendo ancora Lulli, non avendo ancora Cennetti al top, anche se vedo che in allenamento sta migliorando e di molto, quindi per noi, per me è un giocatore molto importante. E questo mi darà anche soluzioni in futuro, anche tattiche diverse. A oggi cercheremo di spostare il meno possibile e lavorare su uomo per uomo, insomma, se va fuori un difensore metteremo un difensore e vedremo di andare avanti così, anche perché veniamo comunque da tre buone prestazioni e andare a cambiare tutto non ha in questo momento un senso, forse creerebbe più confusione che altro, non tanto l'idea dell'allenatore che voglia. Avrei in mente di come fargli male, però per come siamo messi adesso dobbiamo trovare delle soluzioni alternative e cercare di fargli male in maniera diversa. Prima ha detto, abbiamo parlato dentro lo spogliatoio anche con il presidente Matteoni, ci ha rasserenato, c'è una scadenza che incombe, anche se lui ha detto è tutto a posto, insomma lo stato d'animo del gruppo da questo punto di vista com'è, mister? È quello che è sempre stato, il Presidente ha sempre rasserenato sul fatto che lo farà, quindi la scadenza è venerdì prossimo, noi a oggi con l'Alessandria dobbiamo andare in campo con il massimo della concentrazione, come abbiamo sempre fatto, del resto anche in momenti molto più difficili, molto più confusi di questo. Ha rasserenato sempre tutti e noi ci ha parlato con grande schiettezza, con voi anche, e quindi diamo fiducia e vediamo quello che succederà.